Un caro saluto da Mario Giuliani, parliamo di questa ondata di freddo appena iniziata come previsto in sordina e ancora dovrà dare il peggio di sé in termini di freddo, ma non tanto in termini di fenomeni, in termini di neve, tanto per intenderci. Bene, durerà fino al 22 marzo. Le giornate più fredde dal punto di vista delle temperature saranno il 18 e 19 marzo, ma saranno molto fredde anche le giornate tra il 20 e il 22 di marzo a causa di forti e gelidi venti dai Balcani. Freddo portato da tre nuclei di aria polare in rapida successione nei prossimi giorni. Primo nucleo, giovedì 18, porterà temperature tra meno 6 e meno 4 gradi sotto zero, alle quota di 1500 metri al nord e regioni del Medio Adriatico. Meno freddo sul resto d'Italia, addirittura temperatura 1500 metri sopra 0 gradi su Calabria e Isole Maggiore. Alla fine del giorno del 18 arriva un secondo nucleo che durerà fino al 19 con le stesse conseguenze. Il 21 di marzo giunge un terzo nucleo di freddo, ancora meno 4, meno 6 gradi sul nord Italia, medio Adriatico e Toscana, temperature superiori a 0 gradi a 1500 metri sulle regioni meridionali, meno 1, meno 2 gradi sul resto dell'Italia. Gelate sono previste deboli il giorno 19 nelle zone interne del centro e tra il 20 e il 22 gelate deboli sulle regioni di nord-ovest. Poi tra il 23 e il 26 di marzo brusco rialzo delle temperature addirittura di 6-7 gradi. Delle nevicate che sono previste senz'altro fino a quote basse sulle Alpi e sugli Appennini ne parleremo a parte. Bene, termino qui, un caro saluto ancora da Mario Giuliacci.